estiva, devo dire che l'affluenza è molto importante. Diamo il benvenuto al ministro Graziano Del Rio, ministro delle infrastrutture, che stasera è qui per parlarci del libro che ha scritto, Cambiando l'Italia, che è un tema molto impegnativo, veramente, dopo ci dirà un po' appunto come si fa, però come vedete abbiamo molti altri ospiti che vi presento subito. C'è il professor Carlo Tatasciore della Società Filosofica Italiana, professore buonasera, direttore del Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio, che è il professor Paolo Fusero, e poi abbiamo il presidente, vado veloce perché i tempi sono molto stretti, perdonatemi, ma Giorgio Di Benedetto, che è il presidente del Tribunale di Sulmona, quindi presidente buonasera. Allora, io cominciare a salutare Alfonso, chiedo scusa, è stato trattenuto da alcuni contestatori, lui sta minimizzando la vicenda, adesso dopo ci dirà che cosa è successo, perché noi siamo qui anche per informare, perché ci pagano per quello. Io sono il direttore del centro, Mauro Tedeschini. Allora, do subito la parola, rapidissimamente, comincerei dal professor Tatasciore, che è un filosofo. Il tema credo che sia un tema molto stimolante, perché il sottotitolo del libro è Rinnovare la politica e ritrovare la fiducia. Io credo che rinnovare la politica, tutto sommato, insomma, ci stanno riuscendo. Ritrovare la fiducia sia un po' più complicato, perché ancora la fiducia nel paese è abbastanza insomma, contenuto. Io ho anche scritto, citato questo episodio della contestatissima riforma della scuola, in cui uno dei punti più controversi appunto era il fatto che c'era una larga delega ai prestiti o ai direttori scolastici, come si chiamano adesso, e ci si è rivoltato il paese dicendo noi non ci fidiamo dei prestiti, però una volta era una figura quasi intoccabile, no? Ecco, questo è un piccolo esempio. Allora, come si fa a appunto rinnovare la politica e ritrovare soprattutto la fiducia, che è quella che gli italiani adesso scarseggiano di più? Allora, grazie dell'invito, naturalmente cerco di evitare la domanda e piuttosto concentrarmi direttamente sul libro che ho letto con grande attenzione. Poi la questione della scuola è indubbiamente uno dei temi del libro, c'è un capitolo, in particolare il capitolo 5 per chi è interessato, però la prenderei un po' più larga visto che mi sento coinvolto, interpellato anche più forse come filosofo che anche comunque come operatore scolastico, però la questione poi diventa troppo lunga, io so che il ministro deve andare via e invece ho dei tempi molto stretti. Allora io direi che ci sono nel libro, che ho letto con molto interesse, ripeto, alcuni temi che sono sicuramente di origine di estrazione tipicamente filosofica. E allora vado subito con alcuni nomi, tanto per dire. Simone Weil, a proposito di Simone Weil, viene citato però un saggio del 43 di Simone Weil che è sulla soppressione dei partiti. È un saggio molto interessante che si trova anche online, è stato pubblicato in traduzione italiana, e questo fa capire subito che diciamo, la opposizione al partito, che addirittura la Weil voleva sopprimere, è una posizione, quella che ho capito del ministro Del Rio e naturalmente di Renzi, è la negazione del partito come parte, in senso di pezzo. Ecco, da questo punto di vista già la Weil voleva eliminare addirittura il partito, con tutto quello che questo significa, che affido la vostra, voglio dire, intelligenza, perché non c'è bisogno che la allunghi tanto, mentre occuparsi, prender parte per qualcuno è nello spirito positivo del partito. Ripeto, secondo me la Weil era veramente distruttiva perché non ci trovava assolutamente nulla nel partito, però lei poi è morta nel 43, l'anno, lo scritto della Weil è stato pubblicato postumo nel 50. Un altro riferimento filosofico deciso riguarda, ecco, qui innanzitutto il realismo. Il ministro dice che bisogna guardare la realtà, anzi bisogna cambiare lo sguardo sulla realtà, e questo personalmente è molto intrigante, il tema dello sguardo è un tema filosofico profondo e legato al cambiamento come destino. Per affrontare questo cambiamento come destino occorre coraggio,
La vera virtù, la virtù principale è quella del coraggio, appunto, ma il valore più alto è la verità. Ora capite bene che mettendo insieme tutto questo, insomma, il discorso diventa molto impegnativo e a me personalmente piacerebbe molto sfruttare l'occasione, però so che il ministro se ne deve andare, però vi lancio alcuni input anche per la lettura del libro su cui possiamo convergere, diciamo. Questa apertura alla verità è anche un dire la verità, e dire la verità significa la parola, e quindi dal punto di vista filosofico c'è sicuramente Wittgenstein, ma soprattutto la Arendt, che viene citata in un paio di passaggi importanti. Un altro tema tipicamente arendtiano che è stato riscoperto, voi sapete che la Arendt è in pratica la filosofa che ha rivalorizzato la praxis nel senso greco, cioè la politica in senso alto, distinta dal fare, pure semplice, dal produrre, appunto, è il tema della nascita. Ecco, anche qui c'è un riferimento preciso alla Arendt che viene detto, e poi anche, diciamo, c'è un riferimento implicito. Altri riferimenti culturali elevati, a mio avviso, sono sicuramente Giorgio La Pira, che si vede che è molto a cuore, che sta molto a cuore all'autore del libro, ecco, preferisco parlare in questi termini, insomma. Ma poi c'è anche Carlo Cattaneo, per esempio, che è un autore che spesso viene, diciamo, sottaciuto, e che invece nella tradizione culturale italiana è molto importante, filosofica e culturale italiana, è stato uno dei primi a capire dove sarebbe andata l'industrializzazione dell'Italia e così via, anche se era un autore ottocentesco. E poi Sturzo e Einaudi, quindi componenti culturali completamente diverse, liberali, cattoliche, ben definite, ma insomma. Poi c'è Montesquieu, ma ci sono anche gli autori americani, quelli che hanno fatto la rivoluzione americana e la Costituzione americana. E quindi c'è una citazione da Thomas Paine, Adams, Jefferson. Di che cosa si tratta? Si tratta di provare e riprovare. Ecco, in questo c'è un'apertura totale, mi pare, a uno sperimentalismo politico che però parte dal basso, e che in questo senso qua, tra virgolette, nonostante il realismo, appare essere a volte ispirato a ideali così di umanitarismo, se non umanesimo integrale. Ecco. Un ultimo riferimento, per questione di tempo e solo per questo, è al, diciamo, ha una visione a cui io mi sento molto vicino personalmente, ed è quella di un relazionismo che l'autore declina in senso personalistico, e c'è un esplicito riferimento. Io preferisco, appunto, magari più l'aspetto relazionale, relazionistico in generale, ma poi siamo lì, insomma, quando ho sentito dire, ovviamente più volte, perché siamo tutti informati, no? Un noi che è un io al plurale, fondamentalmente significa questo, ecco, secondo me, cioè significa vedere la costruzione della nostra stessa esistenza nella relazione con gli altri, e quindi tutto il discorso. Ci sono tre citazioni del libro, non so se tre passi del libro che vorrei leggere, brevi, di due o tre righe, non so se è il caso, almeno il primo, magari a pagina 86, non più viene l'ansia, poi non riesco nemmeno a leggere, allora, il primo riguarda gli spazi pubblici. Pubblico significa tante cose, è un tema, ripeto, che io stesso considero molto importante, sia dal punto di vista filosofico generale, sia dal punto di vista urbanistico. Spazio pubblico significa innanzitutto la piazza, eccetera, ma significa tutto ciò che è pubblico, dove tutti vanno, e quindi anche la scuola. Allora, occorre investire, dice Del Rio, di più sui servizi, sui beni comuni, sugli spazi pubblici, le nostre piazze, le biblioteche, le scuole, che danno dignità alla vita pubblica, che danno senso civico, che fanno crescere il senso e i legami comunitari, ma anche il protagonismo e la responsabilità personale. L'altro passo, concludo con questo, riguarda la scuola, appunto. E in questo senso la faccio brevissima proprio.
Io mi sento molto interpellato dal punto di vista personale perché ho una certa età e quindi insomma gli anni si sentono dopo aver lavorato per molto tempo. Però una cosa che dico sempre ai miei ragazzi l'ho ritrovata qui, agli studenti. Ho sempre detto ai miei figli, dice Del Rio, di non aver paura di sbagliare. E detesto gli insegnanti, io non mi permetto di detestare gli insegnanti, cioè non essendo del mestiere, insomma, però a volte, diciamo come, gli insegnanti che non si applicano per incoraggiare i ragazzi a provare e a sbagliare. Ecco. Un buon educatore sa educere, tirare fuori il meglio delle persone, prova, tenta, sbaglia, con coraggio, pazienza e incoscienza. Purtroppo noi pensiamo che ogni volta che sbagliamo venga giù il giudizio universale. Insomma, questa confusione tra la morale e il sapere, no? È veramente per me distruttiva a scuola. Cioè i ragazzi dovrebbero essere veramente abituati a sbagliare, e anche nello spirito della scienza, la prova e l'errore. Come si può scoprire qualcosa se si rimane attaccati al fatto che avendo sbagliato quindi cade il mondo addosso? Insomma, ecco, credo di aver fornito qualche stimolo, di essere rimasto nei tempi, poi eventualmente. Grazie professore, non vorrei che avessero fatto troppo pressing sui tempi per cui siete terrorizzati, insomma, però no, la ringrazio perché è stato conciso, ma allo stesso tempo credo anche molto efficace. Io sono rassegnato a che non rispondiate alle mie domande perché vedo che siete preparati già tutti, per cui ci provo soltanto. No, quello che diceva adesso il professore, che secondo me è interessante, nel settore suo, che è l'architettura, no? Esistono appunto realismo, coraggio, anche diciamo e voglia di fare col rischio di sbagliare. A me sembra di no in questo momento. Io, discutendo con dei colleghi, dicevo ieri, mi sembra che l'Expo sia soprattutto una grande manifestazione di arte moderna, di architettura, per cui mi piacerebbe molto andare a vedere per quello. Però purtroppo viviamo in realtà in cui l'architettura moderna non ha avuto un grande spazio, no? Siamo in una città peraltro che avrebbe delle grandissime occasioni, il COFA e altri contenitori che in altre città forse non esistono, e che qua, ecco, questo potrebbe essere un modo per ridare fiducia, fare anche dei segni visibili del fatto che si può fare qualcosa di nuovo e non soltanto conservare il passato, anche l'architettura. Sì, io sono convinto che la fiducia e il coraggio vadano, diciamo, in sintonia. Io rispondo alla sua domanda sia come architetto che come direttore di un dipartimento universitario. Il coraggio in questo momento dell'università deve essere quello di uscire dalle aule universitarie, andare sui territori, andare a lavorare insieme alle amministrazioni comunali, ai governi locali, insieme all'imprenditoria locale, per fare sistema, per produrre azioni virtuose che conferiscano ai territori competitività. L'università ha avuto negli ultimi 10 anni dei tagli importanti sotto il profilo proprio economico e finanziario, no? Se noi lo dobbiamo quantificare in termini monetari dobbiamo parlare di numeri che vanno da 7,5 miliardi di euro nel 2008 di fondo di finanziamento ordinario a 6,5 nel 2014, quindi in 6 anni 1 miliardo in meno di finanziamento ordinario. Questo deve fare cambiare completamente l'approccio dell'università al mondo esterno. Noi dobbiamo fare sistema insieme agli enti locali e intercettare insieme agli enti locali quelle occasioni di finanziamento che poi fanno ricadere sull'università l'utilità naturalmente di avere dei fondi per poter avere le borse di studio per i giovani, gli assegni di ricerca. E per le amministrazioni locali, per gli enti locali, la ricaduta è proprio il know-how, la sperimentazione della ricerca universitaria sui loro territori. Io credo che da questa unione possano nascere, con la creatività, ecco un'altra parola chiave, qua mi riallaccio al libro di Del Rio, lui in diversi passaggi ha citato proprio questo tema della creatività, l'economia della conoscenza. Ora,
l'economia della conoscenza è evidente, l'ho detto da un universitario, è evidente che mi trova assolutamente d'accordo, ma la creatività è qualcosa che va oltre l'economia della conoscenza, e la creatività è proprio questo, sapersi rimettere in gioco, saper inventare nuove forme di collaborazione e soprattutto nel farlo avere presente il discorso del sistema, fare sistema. La riforma sugli enti locali voluta dal governo, ma insomma ad opera soprattutto del ministro, ha proprio questo come tema, il fare sistema, cioè eliminare le barriere, i confini delle istituzioni, degli enti locali, per individuare dei bacini di integrazione che abbiano la capacità di dare dei valori aggiunti, no? Allora questo, che è uno dei diversi passaggi interessanti del libro di Del Rio, è un altro elemento sul quale mi trovo assolutamente d'accordo. Volevo dire tutt'altro, non credo di aver risposto alla sua domanda e rimango nei minuti che mi avete concesso. Grazie professore, io sono un pessimo moderatore, volevo dire naturalmente ci sono diverse autorità in sala, tra cui i prefetti di Pescara, di Chieti, di Teramo, ci sono diversi sindaci, tra cui oltre naturalmente a Pescara, Marco Alessandrini, Avezzano Sulmona, presidente della provincia di Pescara, l'autorità portuale, insomma, io saluto tutti, scusate chi dimentico, ma insomma, come dicevo, sono pessimo da questo punto di vista. Io a questo punto chiamo in causa il presidente appunto del Tribunale di Sulmona, De Benedetto, e gli chiedo, ovviamente quando si parla di far ripartire l'Italia, la giustizia è sempre uno dei temi più controversi, no? I tempi della giustizia, si dice le multinazionali non vengono a investire in Italia, soprattutto perché non c'è certezza del diritto in questo paese, se uno ha una controversia non sa mai quando finisce. C'è stata un po' l'impressione che ci sia stata una risposta corporativa da parte della giustizia davanti ad alcune riforme che sono state portate avanti dal governo di cui Graziano Del Rio fa parte. Ecco, è possibile essere più collaborativi o sono due mondi che in una separazione dei poteri devono stare ognuno per conto suo e non trovare spazi di collaborazione particolare? Grazie, ringrazio innanzitutto tutti i presenti, ringrazio chi mi ha invitato, ringrazio il Ministro per essere venuto in questa parte d'Italia che sarà l'Abruzzo. La domanda chiaramente mette completamente fuori in gioco tutto quello che avevo pensato di dire, però ci tengo a rispondere. Diciamo, innanzitutto come magistrato ho un po' il complesso di cappuccetto rosso quando si tratta di affrontare problemi di politica, e ancora di più se il problema di politica il problema riguarda una corporazione. Quindi non voglio né apparire eccessivamente benevolo né assumere toni corporativi, però diciamo che quello che ho notato, che ho apprezzato molto nelle scelte del governo degli ultimi tempi, oltre ad una che, della quale avrei voluto proprio parlare nel parlando del libro, è questo elemento di chiarezza. Allora, diciamo, la risposta corporativa, lei si riferisce alla riduzione delle ferie di magistrati, quello è stato un elemento secondo me di chiarezza. I magistrati rivendicavano questi 15 giorni in più di ferie perché erano giorni destinati alla definizione dei procedimenti, alla redazione dei provvedimenti finali. Ma anche lì quello che non si capiva perché questo periodo di lavoro destinato alla redazione dei provvedimenti doveva andare in conto ferie e non appartenere invece al momento di attività lavorativa che, come tutti quanti gli altri cittadini, deve essere di 30 giorni. Momento di chiarezza necessario, perché la mancanza di chiarezza porta poi a delle situazioni per cui c'erano magistrati che lavoravano ben al di là dei 15 giorni in più, magari alcuni che lavoravano interi 45 giorni, e magistrati che invece consideravano i 45 giorni come un diritto quesito e intoccabile. Anche qui quindi un momento di chiarezza necessario. Più complesso il problema sulla responsabilità civile diretta dei magistrati, anche qui nulla di... anche i magistrati devono rispondere degli errori, i magistrati che sbagliano devono rispondere, però bisogna dire di tutto che i magistrati rispondono penalmente come tutti quanti i funzionari. E che diciamo la responsabilità civile del magistrato introduce un problema, che diciamo forse è un problema logico, nel momento in cui si afferma la possibilità di citare in giudizio un magistrato che sbaglia, cioè si introduce il concetto dell'errore del giudice. Si postula in quello stesso momento l'esistenza, chiedo il conforto del professor Patoseo, di un giudizio superiore, quindi di un altro giudice che giudica dello sbaglio.
e quindi questo introduce un processo all'infinito che rischierebbe di paralizzare. Chiaramente è opportuno che si individuino dei meccanismi per individuare esattamente le fattispecie entro le quali l'errore può essere ritenuto tale, che possono essere quelle che, in cui il giudizio coinvolge, diciamo, dei dati computabili e non lì dove entrano in gioco valori, concetti sfumati e la diligenza, cioè, perché altrimenti noi sappiamo che l'ipotesi della sentenza riformata introduce un'ipotesi di errore. Per il funzionamento del sistema noi dobbiamo porre un limite alla revisione del giudizio, ma nulla dice che il giudizio corretto sia stato quello del primo giudice. Quante volte la Corte di Cassazione aveva riformato sentenze che dichiaravano nulle le clausole anatocistiche, poi dopo 20 anni la Corte di Cassazione ha fatto marcia indietro e ha riconosciuto che le clausole anatocistiche erano nulle, e quindi quelle decisioni che in quel momento storico erano sbagliate oggi diventano decisioni corrette. Però io mi chiedevo come mai il Presidente D'Affonso avesse pensato, a che tipo di contributo pensava che avessi potuto dare ad un tema così dichiaratamente politico, sia pure di alta politica, e appunto un giudice di campagna come un giudice del Tribunale di Sulmona. Poi però, conoscendo le capacità alchimistiche del Presidente D'Affonso, ho pensato che lui volesse usarmi come reagente, cioè volesse capire come avrei reagito io alla sostanza di questo libro. Lui, conoscendo molto bene la mia storia umana, anche di lavoro, culturale, e devo dire che ho reagito in maniera molto forte. La prima cosa che mi è piaciuta è stato il titolo, cioè l'uso del gerundio e non dell'indicativo cambiamo l'Italia, oppure dell'infinito, sì, l'infinito poi è nel sottotitolo, però non è riferito al cambiare, quasi a voler dire che lui non vuole dire quali sono le cose che bisogna cambiare dell'Italia, anche se poi è inevitabile che nell'esposizione alcune cose vanno, alcuni aspetti vanno trattati. L'autore ritiene più interessante, sono perfettamente d'accordo con lui, parlare di quegli accadimenti di contesto che succedono o devono succedere se cambia l'Italia e se noi vogliamo cambiare l'Italia. È più importante, cioè, descrivere quel che occorre fare intorno al cambiamento per produrre il cambiamento. E in questo senso anticipa una struttura aperta che io ho subito riconosciuto nel libro. Io ho visto veramente quattro linee narrative espositive che si sovrappongono un po', come che è difficile spesso distinguere, perché è come se il filato di un tessuto che si sovrappongono e si intrecciano l'una con l'altra. Una potrei dire corrispondono ai quattro significati che noi possiamo dare al termine di politica. La politica è intesa come contesa per il controllo degli strumenti di governo di un territorio o di un paese. La politica è intesa come programmi, cioè i programmi per i quali che cosa fare, perché prendere, e che sono, è necessario, quindi se si vuol parlare di questo livello attingere al livello superiore dei programmi, altrimenti la conquista del potere è finalizzata al mero interesse personale. Ma anche lì, sebbene l'autore dica chiaramente faccia capire quali sono le cose da fare, quello di cui si preoccupa di più è una ricognizione del contesto, cioè i cambiamenti che ci sono stati nel mondo, la globalizzazione, le megalopoli, e anche lì dove sembra introdurre alcune indicazioni, come laddove parla di economie specialistiche, necessità della standardizzazione, lo fa dopo aver fatto una premessa molto importante, cioè dopo aver individuato due paradigmi, il paradigma della macchina
è il paradigma della rete, cioè la concezione dell'amministrazione come macchina, come struttura unitaria, e la concezione dell'amministrazione come rete, e cioè basata sulla interdipendenza dei fattori. Questo è molto importante, perché la concezione, diciamo, fordistica o trieristica dell'azienda, quindi la ricerca delle economie specialistiche nel senso della macchina, veramente porta a quella mortificazione del lavoro, a quella alienazione del lavoro, che riduce ogni persona ad un automa, ogni persona ad una incaricata di una porzione di attività senza avere consapevolezza del resto dell'attività. L'autore fa una premessa, fa riferimento al storico studio di Giannini di 35 anni fa e si interroga, uno studio che può essere un capolavoro, però nonostante questo si interroga se sia ancora il caso di seguire quelle linee e se seguirle, e soprattutto se cambiare, se attuarla la riforma della pubblica amministrazione. Quindi, diciamo, la cosa più importante è l'apertura. L'apertura è dov'è che invece diciamo è decisiva, a me è sembrata la posizione dell'autore. Lì dove parla, lì dice cosa occorre. Occorre una nuova concezione della cultura, o una programmazione della cultura, programmare la cultura. E lui fa una distinzione molto importante fra formazione ed educazione, che si riaggancia molto al discorso precedente della parcellizzazione dei compiti all'interno di una struttura macchina alla struttura della rete, al concetto dell'organizzazione come rete. Perché nella rete, e quindi lui cita anche i makers, cioè gli artigiani digitali, l'importanza che hanno, che non sono delle persone formate, sono delle persone educate, quindi vorrei dire una cultura umanistica che mi sembra che lui voglia riscoprire. E quindi, diciamo, questo è il quarto livello, il quinto livello, quindi quello della cultura. Il quinto livello, che è evidente, è quello dell'etica, dei valori alti. Lui parla più volte di una etica, un ethos professionale. Senza quello non c'è contesto culturale, non c'è assetto culturale che può rimanere in piedi. Ora, come magistrato, quello che mi sono chiesto, però arrivato soprattutto dopo aver letto i discorsi sulla rete, rubo qualche minuto, anche se diciamo la brevità è uno dei valori che bisognerebbe coltivare, mi sono detto: ma questo libro manca un capitolo di una cosa importantissima fatta dal processo Renzi, il processo telematico. Anche lì non sono stati 35 anni di Giannini, ma il primo DPR, il DPR 123 del 2001, risale a 14 anni fa. Sono passati 14 anni per avere finalmente e per noi è stato veramente un momento di forte compiacimento questo. Ma l'introduzione, introdurre il processo telematico non è un'attività di mera tecnologia, quello è veramente una operazione culturale delicatissima. E io approfitto sempre di questi contesti per lanciare un grido d'allarme. Non si può affidare l'informatizzazione del processo agli informatici, non lo si può neanche affidare, oserei dire, ai magistrati e agli avvocati. C'è bisogno di categorie concettuali diverse. L'esempio che mi viene fatto di fare, quando si dice che bisogna il processo telematico è uno strumento che serve allo giudice, ma quando bisogna progettare un auditorium, che è uno strumento, un contesto che serve per fare musica, non si chiamano i musicisti diplomati in musica, si chiamano gli ingegneri, si chiamano gli architetti. Esperto in gaffe, quindi anche non poteva mancare. E anche qui c'è bisogno veramente di un apparato concettuale nuovo. Il vero problema che si pone, io credo che sia quello della forma giuridica. Mi permetto a questo punto di fare un link fra un passaggio del libro
pongo subito termine al passaggio centrale, uno dei punti di dove si parla del cambiamento e della separazione, una delle parole chiave fondamentali di questo libro. Un gruppo di filosofi, autoproclamandosi membri della Accademia di Platone, aveva separato la politica dal popolo e dalle sue aspirazioni. Separazione, è questa la parola chiave. E poi ancora si parla dei bisogni e dei desideri del popolo. E io il collegamento ipertestuale, consentitemi, lo vorrei fare, sono venuto da Sulmona, mi sono buttato i miei completi con un confettino di Sulmona. La nota di un'opera di Giuseppe Capograssi, cofondatore con Francesco Cannerutti e Giorgio Lapira dell'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani. Lui parla dell'affermarsi dell'individuo, dell'esigenza dell'individuo nello sviluppo, nell'organizzazione dello Stato. Però segnala un pericolo: questo affermarsi dell'individuo come soggetto e oggetto dello sforzo storico, o ancora più accentuato, il distacco tra l'individuo che si vive e soffre la vita e, risolvendo con la sua azione i suoi circostanziati problemi, esprime con tutte le istituzioni, legislazioni, le prassi, costumi, le esperienze politiche che inventa la sua vera e non simulata filosofia, e l'addottrinato che in sostanza ignora questo individuo, anzi l'individuo in sé, e lo tratta in genere di entità astratte o collettive come massa, popolo, classe, società e simili, oppure cerca di accentuare quanto più possibile la separazione dalla cosiddetta forma, questo è un punto fondamentale, dal contenuto, per potersi liberare dalla fatica e dal pericolo di entrare dentro il troppo empirico contenuto, e cioè la troppo empirica vita degli individui con tutte le concretissime certezze, credenze, richieste ed esigenze. È probabile che all'origine di questa separazione ci sia probabilmente questo vizio culturale della nostra società, questa separazione degli addottrinati dall'individuo. Qui siamo in Abruzzo, che è la terra anche di Silone e dei Cafoni, che lui aveva posto al centro del suo romanzo. Quindi il punto credo che sia proprio questo, per quanto riguarda quantomeno l'amministrazione della giustizia e l'informatizzazione, andare alla ricerca di una nuova nozione di forma che sia veramente vicina ai fini, al fine per il quale la forma stessa è concepita, che sia veramente vicina alle strutture teleologiche dell'individuo. Cannerutti e Capograssi fanno una critica ancora più feroce al formalismo. In un suo articolo su Kelsen parla di la forma giuridica, parla come esecuzione in massa di tutti i problemi. Il formalismo, questo rifiuto della fatica, del troppo empirico contenuto, come ci può portare all'esecuzione in massa di tutti i problemi? Questo pericolo io l'ho rivisto in tantissimi sistemi ministeriali, tantissimi sistemi informatici, e sono sicuro che tantissimi avvocati che si sono trovati nell'impossibilità di interpretare la norma come loro a disposizione, come loro avrebbero voluto interpretarla, perché il sistema gli imponeva di interpretarla in quel modo, tantissimi avvocati si sono trovati nello stesso tipo di problema. Da ultimo, l'interdipendenza, la connessione degli elementi, come dato fondamentale anche l'informatizzazione non può prescindere dalla formazione. Io vorrei di nuovo veramente rilanciare questo appello alla formazione, alla ricerca di queste categorie con le quali dobbiamo andare a informatizzare il processo, perché non le abbiamo, non possiamo utilizzare le categorie giuridiche perché interpretiamo le norme, quindi insistiamo nei programmi, nei sistemi delle interpretazioni, e non posso quindi più. Non posso che tornare a ringraziare il Ministro per questa sua presenza, a invitarlo alla
candidato a Sulmona, la preparazione nella presentazione di master, no? Una presentazione di master sul processo telematico, e con lui il professor Taltaseo e il dottor, il rettore dell'Università di Architettura e il presidente D'Alfonso dell'Intiano Sinfonico. Il preparato di giustizia c'è anche in sala il dottor Finiani, che è il sottoprocuratore generale di Cassazione, che quindi anche lui salutiamo. Allora, presidente D'Alfonso, Luciano, ti leggo un passaggio del libro brevissimo che mi sembra giusto, poi anche appunto visto che è questo che dobbiamo presentare. Scrivere a Rio in maniera più chiara che cosa e a chi dovesse servire la politica. Qualcuno aveva separato la politica dal popolo e dalle sue aspirazioni. Con Matteo Renzi abbiamo deciso di rottamare la separazione, perché la democrazia è il contributo di tutti e non solo dei professionisti. Siamo entrati nel tempio della politica senza indossare l'abito adatto, senza seguire liturgie, senza essere stati invitati. Ma la fiducia si ricostruisce solo quando è la politica che ha l'ambizione non solo di guardare la realtà per quella che è, ma contiene anche il desiderio di mutare quella realtà. Senza azione, persino la democrazia vacilla. Se la democrazia non agisce né decide, la separazione dalla realtà diventa totale. Ecco, questa parola realismo, quindi guardare in faccia la realtà per quella che è e non per come vorremmo che fosse, perché spesso il dibattito politico in realtà parte da una rappresentazione che è una rappresentazione assolutamente astratta. Tra l'altro anche i giornali purtroppo spesso contribuiscono, devo dire, a questa mistificazione. Come si batte questa difficoltà? Perché poi, insomma, capita spesso noi di parlare magari la sera, quando ormai le giornate sono finite, e c'è sempre questo lamento sulla burocrazia. Adesso mi dispiace, qui sono tutti i direttori di assessorati qui presenti in sala, però insomma ci sono delle difficoltà oggettive, visto che il libro è anche un richiamo alla concretezza, no? Oltre a parlare di padri nobili, però credo che sia anche giusto dire poi alla fine dove che si danno dei segnali di concretezza per dire al cittadino: guarda che qui si stanno cambiando le cose e qualcosa lo stiamo facendo. Anche perché non dimentichiamo che c'è un rischio giudiziario, no? Sappiamo che insomma tutti i giorni uno prende decisioni, non per questo sono presenti i magistrati. Ci sono decisioni sulle quali può andare incontro, anche visto i tempi appunto della burocrazia italiana e quegli adempimenti. Quindi come si va oltre? Grazie, e si Mauro. Arriva alla fine dei 5 anni dicendo